Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Prima di cominciare con il tutorial, vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Ragazzi, in questo breve video vi spiego come usare i filtri su Photoshop. Prima di cominciare, cercate un'immagine qualsiasi, oppure una miniatura da mettere sul vostro canale YouTube per un video, oppure per un banner per il vostro canale. Quindi adesso prendo questa immagine che ho scaricato da Chrome e, come avete notato nella miniatura del video, da aspettate, adesso vi faccio vedere, eccola qua. Come potete vedere, il filtro l'ho aggiunto, è molto diverso che dall'immagine che sta sotto, anche perché quella sopra in questa zona è più chiara, più nitida, più brillante, invece sotto è un po' più scura, quella originale. Quindi faremo la stessa cosa anche con questa immagine, molto semplice, non ci vorrà nulla. Quindi andiamo sul filtro, galleria filtri. Adattiamo la nostra immagine alle proporzioni su Photoshop, 50% metto, e come potete vedere è cambiata proprio l'immagine, è cambiata proprio. Quindi sui contorni poster qui possiamo anche regolare così lo spessore contorno, intensità del contorno, il fattore. E non solo, possiamo anche fare un'altra cosa. Allora, dove stava? Contorni poster. Come potete vedere, qui ci sono tantissimi, veramente tantissimi effetti. Allora, questa è una versione di Photoshop 2020, quindi non so cosa hanno aggiunto nella nuova versione 2022. Effetto qua, non si vede nulla. Involucro di plastica, niente male. Intensità luce, però. Dettagli, sfumatura, ma così è molto bello, veramente molto bello. Ok, molto semplice. Questo era il metodo su come usare questa galleria dei filtri. Poi non so se hanno fatto un nuovo aggiornamento e qui sui file, perché a me non lo so, non si salva, quindi adesso devo fare esporta. Esporta come? Esporta come? Qui possiamo scegliere il nostro formato ed esportare l'immagine, perché su YouTube massimo 2 megabyte per caricare una miniatura. E da JPG possiamo anche regolare la qualità, da 1,2 MB arriva a 556 kilobyte, ok? Però alla fine, ragazzi, l'immagine si vede sempre così com'è, ok? Diminuisce solamente un po' di pixel, un po' di peso della miniatura, va bene, così è. E facciamo esporta. Quindi spero tanto che questo video vi sia stato utilissimo su come usare questa galleria dei filtri. Potete smanettarci un po' sopra su tutti i filtri, fate voi quello che vi piace, così fate, ok? Quindi l'applicate sull'immagine. Quindi spero tanto che questo video vi sia stato utilissimo. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!